etichette dello spavento! Credo ai miei occhi, Nobita fa i compiti senza lamentarsi. Allora i miracoli ogni tanto succedono. Oh. Ehi, ti svegli o no, pigrone? Ma ti pare il modo di aggredire? Stavo solo facendo un pisolino. Io pensavo che stessi facendo i compiti. Che colpa ne ho se mi viene sonno mentre li faccio? Speravo tanto che tu fossi cambiato, ma purtroppo è un'illusione. Non è il momento di dormire, avanti, su, scansa fatiche. Mi dispiace molto, ma l'hai voluto tu. Ho giusto questa etichetta, che è usata con la mia penna. Ecco fatto, vieni. Cos'è successo? Dimmi! Credo di aver avuto un incubo! Perché non provi a metterti a fare i compiti? Già, forse è meglio! Allora, vediamo... mamma mia! Oh no, un incubo! Devo concentrarmi sui compiti! Il mio Giuschi sta funzionando bene! Questo è il risultato! Ah, finalmente ho finito! Oh, ma che cosa hai in mano? Dici questo? Vuoi vederlo? È l'etichetta dello spavento! Se ci scrivi sopra qualcosa e l'attacchi su una persona, questa si spaventerà per quello che hai scritto. E io poco fa ne ho messa proprio una sulla tua schiena. Oh, sul serio? Voglio vedere che cosa hai scritto. Oh, sonnellino. Per questo mentre dormivo facevo gli incubi. Ascolta, mi è venuta un'idea. Tanto non te le presto. Ma se non ti ho ancora chiesto niente. Sì, ma so già che combineresti dei pasticci. Non voglio più vedere quella roba. No, oh, ti prego, cara, ti prometto che questa è l'ultima che fumo. Se vuoi veramente smettere, non devi continuare a rimandare. Smetterò a partire da domani. Caro, se non sei convinto, non ce la farai mai. Ma no, ti dico che da domani smetto. Papà non ce la fa proprio a smettere di fumare. Ho trovato! Prestami l'etichetta dello spavento, per favore. Quindi la usi solo per togliere il vizio del fumo al papà? Certo. Allora te la presto volentieri, ecco, tieni. Papà? Ti aiuterò io a smettere per sempre di fumare. È proprio una bella idea, sei contento, caro? Che metodo avresti intenzione di usare? Tu devi solo rimanere fermo, al resto penso io. Bene, adesso mamma dovresti accendere una sigaretta a papà, per favore. Come? Ma a poco fa hai detto che volevi aiutarlo a smettere. Fidati, accendila. Apprezzo che tu mi voglia aiutare, ma c'è qualche cosa che non va. No, non preoccuparti, sono sicuro che smetterai di fumare. D'accordo. Ecco. Sono pronto, accendi pure. Cosa ti prende adesso? Non lo so, tutto un tratto paura del fuoco. Oh, che paura, non accenderò più una sigaretta. Sei stato bravo, Nobita, adesso però restituiscimi le etichette. Perché urli, non c'è niente. Ecco le etichette. Aiuto, che paura, quelle etichette mi spaventano, mi terrorizzano. E ora posso uscire a divertirmi. Che imbroglioni. No. Avete visto? Mi hanno lasciato i loro baci con Rossetto. Ma di cosa stanno parlando? Ehi, ragazzi, voglio vedere anch'io. No, non puoi toccarli, sono miei. Avanti, torna a casa, Nobita. Allora, sono belli i miei baci con Rossetto? E sentite che profumo? Va bene. Suneo. Autografi con baci. Questi autografi mi spaventano tantissimo. Basta, non li voglio più vedere. Wow, un autografo della cantante Miki. Cosa guardi con tanto interesse? Fammi vedere. Ma di chi è l'autografo? È di Miki delle Pazze Donzelle. Ma dai, che bello. Lo sai che lo stai guardando al contrario? Certo che sì, cosa credi? D'ora in poi sarà il mio tesoro più prezioso. Ciao, ciao, Nobita. Aspetta, Gianni, torna qui. E va bene, l'hai voluto tu. Così lo sistemo. Ehi, perché mi hai spinto? Ciao, bel micino.
vado a cercarmi un posto tranquillo per schiacciare un bel pisolino. Oh, che pace. È successo di nuovo, scappiamo! Venite qui, fermatevi! Ah, sei tu, mi hai rotto ancora la finestra. Ora vieni con me ad aggiustarla. Sono stato io, aiutatemi per favore. Vediamo un po' cosa potrei scrivere questa volta. Se non ricordo male ti chiami Nobita. Ah sì, certo, Nobita. Ci picchia, l'ho scritto. Proviamo. Come? Hai detto che ti chiami Nobita? Esatto, signore, sono proprio io. Tu mi fai paura. Ma perché, scusi? Ti prego, non ti avvicinare, sta lontano. Scriverò il mio nome su tutte le etichette dello spavento. Così diventerò come già nessun Eo. Anzi no, sarò peggio di loro due. Una vera peste. Ah, sei tu. Sì, esatto, sono io, Nobita. Nobita mi fa tanta paura. Da questo momento farò tutto ciò che vorrai. Dai un ordine e lo eseguirò. D'accordo, allora va subito a casa mia a strappare tutte le erbacce dal giardino. Sì, signore, sarà fatto. E ora è giunto il momento di Soneo. Chissà com'è buona. E là, Soneo, dove vai di bello? Lasciami in pace, non ho tempo per te. Ciao, Soneo, sono Nobita. Oh no, che paura. Ti andrebbe di mangiare un po' di torta? Io voglio giocare. Sì, certo. Portami subito i videogame. In un battibaleno sono qui. È questo. Va bene? Certo, bravo. È incorreggibile, sta dormendo ancora. Sorride, quindi forse sta sognando. Mi piacerebbe sapere che cosa. Vediamo. E ora metto le etichette dello spavento con su scritto il mio nome sulla schiena di tutti. E allora diventerò... Salve, signor maestro. Nobita, cosa ci fai qui? Non dovresti essere a casa a fare i compiti? Tu sei Nobita? Ti chiedo scusa per come mi sono rivolto a te. Ho moglie e figli che mi aspettano a casa. Per favore, ti chiedo perdono. Bene, la perdono, ma in cambio non dovrà più assegnarmi i compiti a casa. Sarà fatto. Aiuto, sei Nobita! Che paura, Nobita! Prego, lasciaci in pace! Li spargerò in giro per tutta la città! Andate e colpite! Avrò uno show tutto mio in cui insegnerò a giocare a ripiglino. Mi raccomando, seguite il mio programma. E ricordate il mio nome, Nobita. Sarò padrone del mondo. Ciao, Shizuka. Ah, ciao, sei tu, Nobita. Ehi, ciao, come stai? Noi due stiamo andando a giocare a tennis insieme. Se ti va potresti unirti a noi, che ne dici? Oh no, lui non ha la minima idea di come si giochi. Ma dai, non ci credo. Digli che è vero, Nobita. Ecco, in effetti io... Beh, scusa, ma ora dobbiamo andare. Devo mettere subito un'etichetta di Kisugi. Nobita, mi fa tanta paura. Senti, Shizuka, non è meglio se vieni al parco con me invece di andare a giocare a tennis? Ma io ero d'accordo con lui. Lascialo perdere, è solo un fifone. Sì, scusate, mamma, ora ricordo che ho una cosa da fare. Bene, vieni a giocare al parco con me. Sì, come vuoi. Aiuto! Che paura c'è, Nobita! Scappiamo! Ma che meraviglia! Finalmente soli! Allora, Shizuka, sei contenta che abbiamo il parco tutto nostro e possiamo giocare tranquilli? Dai, avanti, scegli tu il gioco che preferisci fare. Nobita, oggi ti comporti in modo molto strano. Ah? Infatti ho notato che tutti scappano non appena ti vedono. Ti ringrazio, ma io torno a casa, ciao! No, ti prego, Shizuka, aspetta, io uffo! Accidenti, Nobita, questa non te la perdono! Ah, che senso ha se non le piaccio più? È lui! Avanti, prendiamolo! Che succede? Siamo qui perché stavolta hai davvero esagerato e te la faremo pagare! Hai usato un ciuschi di Doraemon, vero? Io sono Nobita, ve ne siete accorti? Meriti una punizione! Aiuto! No, lasciatemi stare!
Caspita, ma che cos'è successo? Ho fatto un sogno davvero spaventoso. Ehi, Nobita! Eh? C'è forse qualcosa che non va? Esatto, ecco, sai, ho avuto un incubo terribile. Ah, giusto, le etichette, eccole qua. Tienile. Ne sei veramente convinto? Sì, non le voglio più vedere. Eppure mi sembrava che non vedessi l'ora di usarle. Se vuoi te le ripresto, prendile. No, no, grazie, ho cambiato idea. Sono stato io a prendere il controllo del suo sogno per convincerlo a cambiare opinione. Ehi, Nobita, fermati! No, ti ho detto...